prima erano tutti di sinistra, dopo, adesso invece si è tutto ricambiato. I comunisti, prima tutti i comunisti. Dopo quasi 20 anni, Terni passa al centrodestra. La Lega, dallo 0, di 5 anni fa, arriva quasi al 30%, come fosse il vecchio partito comunista. E il nuovo sindaco leghista raccoglie al ballottaggio il 63,4% delle preferenze contro il 36,6% del candidato del Movimento 5 Stelle, Tomas De Luca. Io sono stato dai genitori miei e sempre della sinistra. Ho cambiato radicalmente perché non ci si può più fidare. Non c'è... Deluso anche. Delusissimo, non deluso, deluso non è niente. Quando lei va contro il popolo, va contro le scuole, va contro tutti quanti, questo job task, un milione di posti di lavoro, sì, un milione nell'Istat, cosa sono, 2 ore uno, 3 giorni l'altro, e questi sono posti di lavoro. Io non ho mai simpatizzato per la Lega, però diciamo che mi piace quell'uomo lì, questo Salvini, perché lo vedo un uomo sicuro e lo vedo un polso, che ha un polso forte. Che poi mi sbaglierò, non lo so, però lo vedo un uomo che mette la sua faccia. La vittoria della Lega? Beh, ma d'altra parte, pensa? Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Cioè? Beh, il Partito Democratico si è distrutto, no? Come se uno prendesse la capsula di cianuro e la spaccata. Terni è una città storicamente di sinistra, no? Terni è una città altro che di sinistra, è una città rossa. Io qui abito qui, sono 71 anni, mi sono sentito tutti quanti i commessi dei Togliatti, Paglietta, Scocci Marro, Secchia, tutti. Qui era 75-80%. Che cosa? Le preferenze del Partito Comunista. Tutto comunista Terni, no? E poi? Poi è cambiato tutto. Gli operai adesso? E l'operaio d'altra parte fa l'interesse proprio, deve vedere dove può andare meglio. Gli operai a Terni sono storicamente quelli delle acciaierie, le storiche acciaierie speciali Terni, oggi stabilimenti della ThyssenKrupp, simbolo di questa città e della sua crisi. Negli anni d'oro, tra fabbriche e indotto, ci lavoravano 10-12.000 persone. Oggi ne sono rimaste solo 3.000. Gli operai storicamente votavano a sinistra? A sinistra, sempre è stato un voto dalla sinistra. Quest'anno c'è stato questo cambiamento epocale. La sinistra ha sbagliato qualcosa? Tutto, non è indovinato una, qui a Terni e a livello nazionale. Gli operai votavano a sinistra, però penso che si siano accorti che alla fine questa sinistra non è che abbia fatto tanto, nemmeno per l'operaio. Che cosa ha sbagliato la sinistra? Beh, sicuramente ha fatto sempre poco, strillava tanto per l'operaio e poi ha fatto sempre poco. L'ideologia non c'è più anche a livello operaio. Devo dire che il miglior spot elettorale per la destra è stata la sinistra, nel senso che tutti i provvedimenti contro, osso dire, i lavoratori, vedi l'articolo 18, il Job Act, le pensioni, hanno fatto sì che qualcuno insomma crede a un'alternativa.